Buongiorno, un breve saluto di presentazione per questo convegno a cui accludiamo una grande rilevanza di natura strategica per Coldiretti, perché avrete sicuramente toccato con le mani, soprattutto nel periodo più drammatico che ha vissuto il florovivaismo in questo paese. Parlo dell'anno e 8 mesi di Covid. Ha in qualche modo visto la nostra organizzazione, la Coldiretti, ed è una vicenda ormai comprovata, che si è spesa come forse mai si era spesa rispetto alla dinamica di vicinanza a un settore così strategico per il nostro paese. E che sia un settore strategico lo dimostra innanzitutto il fatto che i numeri, avendo un'anima, danno il senso di quello che sto per dire. Il 30% della superficie agricola utilizzabile oggi è in qualche modo presidiata dalle aziende florovivaistiche, che tra l'altro hanno una grande opportunità di mercato, dal verde privato a tutte quelle che possono essere invece le vicende che vedono protagonisti tutti voi o le aziende che sono in qualche modo collegate commercialmente a voi, parlo della mitigazione di impatto ambientale, tutte le varie vicende che in qualche modo contribuiscono a tenere alto un valore che è quello della bellezza. La bellezza molto spesso viene individuata come un fattore così immateriale, dici, sai, lo si cita perché oggi va di moda parlare di bellezza. Attenzione, la bellezza è un valore immateriale, ma che dà una carica e una spinta economica alla distintività delle nostre produzioni che non ha eguali rispetto alle produzioni non distintive che ci stanno pure massacrando in termini di, come posso dire, di concorrenza, delle volte anche molto sleale, perché mentre i nostri vivai sono vivai che hanno come attitudine quella di avere il concetto della sostenibilità, quindi anche nell'uso di quelli che normalmente possono essere fitofarmaci o modalità culturali con le quali tiriamo su le nostre piante, i nostri fiori, va a capire quello che succede in paesi dove queste cose non sono controllate o controllabili, e sappiamo che noi abbiamo oggi, per esempio, anche una grande concorrenza extraeuropea, non solo europea, dove magari possono anche vigere le stesse regole sanitarie rispetto ai fitofarmaci che magari riguardano anche l'Italia, ma dal resto del mondo uno mette un punto interrogativo. Detto questo, che appunto il florovivaismo, secondo me, rappresenta anche per l'Italia un bel biglietto da visita proprio per i numeri che ho poc'anzi citato. Ecco, dimenticavo che il florovivaismo ha 100.000 addetti, eh? Cioè, le aziende florovivaistiche di questo paese. Non scordiamoci mai negli interventi e nelle relazionalità che abbiamo, dà lavoro a 100.000 addetti. Io adesso non è che voglio fare presidente di Confindustria, per carità di Dio. Ma credo che se il presidente di Confindustria potesse girare e dire che rappresento delle imprese che danno 100.000 posti di lavoro, non è che si può tanto oggi agitare. Dico questo per parlare di quelle che sono le questioni che delle volte, no, vedono ancora sempre, capito, alcune rappresentanze al centro di questo vecchio e maledetto meccanismo che ha rovinato tanti anni della nostra vicenda politica, il famoso tavolo a tre gambe, governo, sindacati, Confindustria, dimenticandosi che poi sono proprio le piccole e medie imprese di questo paese che fanno il valore aggiunto della possibilità di essere presenti in un contesto internazionale. Quindi i 100.000 debbono essere, secondo me, sempre citati. Sempre citati. Pure se uno fa una riunione in sede regionale o in sede provinciale, deve avere l'accortezza di ricordare sempre a tutti, sono una di quelle piccole medie imprese, una delle medie imprese italiane che complessivamente dà 100.000 posti di lavoro. Oggi la più grande manifattura d'Italia non riesce a dare 100.000 posti di lavoro. Sta sotto gli occhi di tutti. Ditemi voi il nome di una manifattura italiana che dà 100.000 posti di lavoro.
Allora dicevo che bisogna anche intervenire per rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli alla competitività che questo settore si porta dietro, quindi parlavo della concorrenza molto aggressiva di altri paesi, soprattutto i paesi che noi abbiamo fuori dalla Unione. Poi abbiamo la necessità di ripotenziare in maniera forte invece la nostra proiezione, la nostra capacità all'export. Io vedo amici collegati, penso al mio carissimo amico Faro. Stiamo parlando di un'azienda che dovrebbe essere non agevolata, ma sostenuta e sventagliata perché oggi nel mondo è la prima azienda che conferisce piante mediterranee a tutto l'universo praticamente mondo che fa uso di questo tipo nuovo di, come posso dire, di paesaggio del verde, no? Io sono rimasto molto colpito quando sono venuto da te, Faro, dal fatto che oggi i tuoi principali paesi sono i paesi, diciamo, della vecchia concezione dell'Arabia, no? Tutte dal Qatar all'Arabia Saudita al Marocco. Allora queste sono cose, cari amici, che dobbiamo fare nostre perché sono paesi volvibili, sono paesi che il florovivaismo può aprire anche dei varchi, io lo dico anche per altri settori strategici della nostra agricoltura dell'eccellenza, perché poi basta farsi conoscere, no? Per serietà, può darsi che diciamo, ma quello lì è Faro, che è una persona seria. Chissà se pure Gesmundo che vende il parmigiano reggiano, che è una delle corazzate dell'eccellenza italiana, possa avere le stesse dinamiche, le stesse caratteristiche di serietà. Le cose, i mercati si conquistano così, noi lo sappiamo. Perché è una cosa complessissima, per quanto invece delle volte è figlia anche di casualità. Dal nostro amico che vedo collegato da Pistoia, al dottor Vannucci, al dottor Argenti, ma anche la nostra amica Forbici, sappiamo spesso che delle vicende sono legate a delle questioni di opportunità che vengono fuori così, all'improvviso. Io non dimenticherò mai la partita, no? Tu sei siciliano, che è nata rispetto per esempio a Dolce & Gabbana, ridendo e scherzando, fa una vendita annuale di un mese e mezzo Dolce & Gabbana dei suoi vestiti che chiama vendemmia, quella vendita in tutto il mondo, vengono distribuite 100.000 bottiglie perché per ogni abato, per ogni foulard, per ogni portachiave viene dato una bottiglia di vino dell'azienda Donna Fugata siciliana. Sicilia cos'è? Ma capì quante cose possono venire fuori da occasionalità. Io lo porto sempre come esempio. 100.000 bottiglie così nell'arco di un mese, non è che le vendi, torno a ripetere, con una tonicità, dice, sai, no, 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 però sono un piatto forte perché Dolce & Gabbana gliele paga quelle bottiglie, e non è che gliele paga sotto costo, le paga così come le può vendere a un qualsiasi esportatore. Chiusa la parentesi, vi libero e vi auguro veramente un buon lavoro dicendo che meritiamo di poter dire con tranquillità queste parole perché, ripeto, non c'è assolutamente supponenza o autoreferenzialità, ce lo siamo conquistati sul campo questo nuovo ruolo che Coldiretti può giocare, dottor Vannucci, nel settore del florovivaismo. Ce lo siamo conquistati sul campo perché mentre gli altri dormivano o erano chiusi nei loro appartamenti, noi abbiamo presidiato come non mai con il Presidente un settore che, se vi ricordate, era allo stremo. Pensate l'ironia della sorte, grazie a Dio, che oggi sta vivendo forse una delle sue fasi più splendide, più effervescenti, più ricche di potenzialità, se vogliamo, anche reddituali per le persone che fanno questo lavoro, che vengono ripagate probabilmente da momenti anche di sconforto totale, perché non è che hanno conosciuto tanti amici che non hanno la dimensione né del dottor Bannucci né di Faro né di Tesi, che stavano lì nel pensare che faccio, smonto tutto, qui è finita, qui non c'è più praticamente traiettoria di futuro. Oggi questa ripresa è una ripresa a cui noi siamo convinti abbiamo dato un piccolissimo contributo, perché tutto il meccanismo, per esempio, della decontribuzione, che ci è stato criticato, dottor Bannucci, pure da insomma, diciamo, organizzazioni che dovevano magari potenzialmente capire che significava la decontribuzione. Noi siamo stati attaccati ogni qualvolta abbiamo parlato di decontribuzione,
da Confagricoltura perché diceva che era un intervento assistenzialistico, ossia non fa pagare i contributi agli operai di un'azienda che non riesce più a vendere manco un fiore, è praticamente una vicenda assistenzialista. Queste sono le cose che ci hanno in qualche modo messo nelle condizioni di dover capire perché ci distanziamo sempre più da certe rappresentanze. Buon lavoro a tutti e, Presidente, cediamo la parola al nostro moderatore. Grazie. Grazie, buongiorno. Questa giornata che appunto durerà un'ora e mezza, grosso modo, ha appunto la finalità di rappresentare questa situazione. Io mi chiamo Lorenzo Bazzana, sono dell'area economica di Coldiretti e farò un po' da moderatore appunto ai diversi interventi con poi le conclusioni finali del Presidente Prandini. Abbiamo in collegamento con noi, direttamente dalla Sicilia, come diceva il segretario Gesmundo, il dottor Mario Faro, che è il presidente della nostra consulta florovivaistica, a cui cedo la parola per l'apertura dei lavori e per spiegare appunto questa nostra giornata. Buongiorno a tutti, non so se mi sentite, mi scuso per non essere in presenza a Roma, a Rospigliosi, ma purtroppo un inghippo dell'ultimo momento non me l'ha permesso. Io prima di tutto vorrei veramente iniziare ringraziando e condividendo nella totalità le parole del nostro segretario generale Gesmundo, che spero che ancora abbia la possibilità di ascoltare questo ringraziamento, perché è grazie all'impegno reale di Coldiretti, quindi alla volontà strategica appunto del nostro segretario generale e soprattutto anche del nostro presidente Prandini, che il florovivaismo italiano ha trovato una casa con basi più solide, perché eravamo fino adesso sempre, a mio avviso, poco rappresentati a tutti i livelli e in tutte le categorie di rappresentanza. Grazie all'impegno che abbiamo avuto della struttura, di tutta la struttura Coldiretti, e grazie appunto alla volontà, possiamo dire così, strategica di mettere sulla stessa base di altri settori più importanti, quali il latte, ovviamente, i formaggi, il caseificio, gli allevamenti, anche il nostro settore, che è stato sempre una punta di diamante per l'agricoltura italiana, ma mai rappresentato adeguatamente. Grazie a questa volontà strategica, oggi possiamo dire che la prova lampante sono i risultati raggiunti grazie all'impegno Coldiretti. In questi ultimi 18 mesi difficilissimi abbiamo avuto appunto la possibilità di avere una rappresentanza forte, decisa e soprattutto concreta, perché essere rappresentati e mostrare il nostro savoir-faire è una cosa, ma poi avere risultati concreti come quelli raggiunti da Coldiretti, quelli che appunto il nostro segretario generale aveva enunciato, quali per esempio gli sgravi, quali per esempio la possibilità di rimanere aperti anche nel periodo, fra virgolette, più buio, sono stati dati concreti che hanno permesso alle nostre aziende. In piccola parte l'impegno che abbiamo messo noi come consulta nazionale florovivaismo è stato appunto anche dare un contributo diretto. Imprese importanti che si sono sedute allo stesso tavolo della consulta, che per dare appunto un segnale e un lavoro, abbiamo lavorato. Sono stati 18 mesi difficili che però hanno visto, come detto, grandi risultati. Per questo ringrazio tutti i componenti della consulta, che ho veramente l'onore di presiedere, ma veramente tutti sono stati importantissimi, tutti i componenti abbiamo raggiunto questi risultati. Lascio la parola di nuovo al nostro moderatore, semplicemente ringraziando tutti e sottolineando una cosa. Mi fa piacere che grazie anche a Coldiretti oggi a un tavolo così importante e prestigioso ci siano sicuramente fra le imprese più rappresentative del settore italiano, che ha oggi una sfida da affrontare, una sfida che ci deve far guardare al futuro con più ottimismo, ma con la consapevolezza che c'è tanto da fare e noi come consulta e come Coldiretti siamo pronti a farlo. Grazie Lorenzo. Grazie Mario. Allora, quali sono le regole del gioco e quello che vedremo e sentiremo nei prossimi minuti? Noi cercheremo di chiudere i lavori per le 12.30, quindi fare una cosa breve ma densa di significato e comunque di esperienze. Abbiamo cinque imprenditori di elevatissimo livello oggi qua con noi, li cito in ordine alfabetico. Abbiamo Paolo Arienti che rappresenta il distretto Planta Regina, quindi direttamente da Canneto sull'Oglio e da quel distretto. Abbiamo appunto sentito adesso
Mario Faro, direttamente dalla Sicilia, con la sua esperienza, presidente del consorzio vivaistico ionico e comunque presidente della Consulta florovivaistica di Coldiretti. Abbiamo Nada Forbici, che è presidente di Assofloro e coordinatrice della Consulta nazionale di Coldiretti. Abbiamo poi Fabrizio Tesi, dell'omonima azienda, direttamente in collegamento da Pistoia. E poi abbiamo appunto Vannino Vannucci, anche lui direttamente da Pistoia, ma qui in presenza, che sollecitati dalle domande ci daranno appunto uno spaccato di che cosa? Di quella che è la situazione attuale, che ci dice esserci comunque un trend interessantissimo per il settore. Sappiamo che il settore è diviso in tanti segmenti, il segmento del fiore reciso sta ancora soffrendo, ma la ripartenza dei matrimoni ci crea comunque dell'ottimismo e speriamo di riuscire a ottenere buoni risultati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche per gli altri segmenti del settore florovivaistico. Oggi parliamo di vivaismo, cerchiamo appunto di dare uno spaccato e anche delle indicazioni da questi grandi imprenditori per le aziende che sono in collegamento. Poi concluderemo appunto con le considerazioni e diciamo l'apporto che ci vorrà portare il presidente Prandini, che è stato, come sentivamo prima, impegnato in questi mesi per riuscire a scardinare, a rimuovere alcune situazioni che nel corso della pandemia avevano messo in grossissima difficoltà le nostre imprese, ma anche tutta la filiera. Perché è vero che 100.000 sono gli addetti di questo settore, ma si stima che siano più di 200.000 i soggetti che lungo la filiera e nell'indotto vivono di florovivaismo e ancora di più sono i posti di lavoro che si potranno creare nei prossimi anni. Quindi io partirei adesso con una serie di stimoli, di domande ai nostri ospiti, ai nostri relatori, che nel giro di 5-6 minuti, quello che riterranno, daranno delle risposte, cercando di tenere un ritmo appunto così interessante per chiudere appunto i lavori in tempi ragionevoli. Partirei da Paolo Arienti, andiamo in assoluto ordine. Dai nostri comunicati in queste ore che ci dicono che uscendo dal lockdown gli italiani vogliono il verde. Vogliono il verde nelle case, vogliono il verde come giardino appunto di pertinenza esterna, vogliono vivere nel verde. Però questo tipo di situazione è sicuramente una situazione che potrebbe non essere destinata a durare a lungo. Ci vuole qualcosa di più che semplicemente un bisogno nato dalla chiusura e dal lockdown. Sappiamo che voi come distretto state collaborando col CNR per un'iniziativa che fa anche della didattica uno dei suoi punti di forza, il progetto VIVAM. Può spiegarci che obiettivi e che risultati si vogliono raggiungere col progetto VIVAM? Allora, intanto grazie, buongiorno per l'invito, grazie Coldiretti di aver dato l'opportunità di poter parlare di quello che stiamo facendo in un piccolo paesino come Canneto alla fine, ma che dal punto di vista vivaistico ha qualcosa da dire. Si parlava di progetto VIVAM, però prima di arrivare lì devo un attimo spiegare quello che è stato il percorso che abbiamo fatto in questi anni, perché si è parlato fino a pochi anni fa del valore estetico del verde in ambiente urbano e in generale nelle nostre campagne. Noi purtroppo abitiamo in una delle aree più inquinate d'Europa, perché sapete benissimo che la pianura padana è un concentrato di inquinamento. La fortuna è che noi siamo in un'isola felice, perché abbiamo i vivai, abbiamo più o meno 2000 ettari di vivai tra tutte le varie aziende, e questo sicuramente dà una mano a mitigare l'effetto dell'inquinamento. Ma non lo diciamo così per caso. Abbiamo cominciato a studiare questa situazione più di 10 anni fa. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare sulla nostra strada la dottoressa Rita Baraldi, che è una ricercatrice dell'Istituto IBIMET CNR di Bologna, con la quale abbiamo iniziato una collaborazione e ci siamo detti: se è vero che le piante hanno un aspetto estetico importante e se cominciamo a pensare che
la loro capacità di abbattere l'inquinamento può essere utile alle città, cerchiamo di dare una risposta vera, una risposta oggettiva, non soltanto semplici parole. Ed è per questo che abbiamo cominciato con la dottoressa a studiare quelle che erano le varietà di piante che coltiviamo tipicamente nel nostro territorio. Abbiamo fatto un elenco delle 30 più importanti, che abbiamo ritenuto più importanti, e il primo passo è stato quello di analizzare la loro capacità di abbattere l'inquinamento, sia in termini di anidride carbonica stoccata e assorbita, sia in termini di captazione di polveri sottili. In più abbiamo fatto, chiamiamolo una classifica, brutto dirsi perché comunque le piante sono tutte utili, però ci sono alcune piante che si adattano meglio a alcuni ambienti e altre ad altre, con quello che era un piccolo difetto delle piante, cioè di essere in qualche modo portatrici di allergie in alcuni casi. Per cui abbiamo cercato un attimino di dare uno strumento a chi doveva poi decidere quali varietà coltivare o mettere a dimora, su quali fossero più opportune in certe situazioni, in certi ambiti. Questo è stato un percorso lungo, all'inizio diciamo era più un lavoro fine a se stesso, perché purtroppo, essendo la nostra una realtà non così importante e conosciuta a quel tempo, oggi sicuramente è diverso, abbiamo dovuto trovare dei canali che potessero far ascoltare la nostra voce. Devo dire che i canali li abbiamo trovati grazie a Soflor in primis e grazie a Coldiretti, che comunque ha portato quelle che erano i nostri risultati alle orecchie di chi doveva poi prendere delle decisioni. E oggi siamo in una situazione in cui il verde effettivamente è riconosciuto non più come un vantaggio dal punto di vista estetico, ma un vantaggio a 360 gradi, cioè in grado di generare ricchezza per le città. Ed ecco che siamo arrivati a quello che è il nostro, diciamo, ultimo progetto, ovvero il progetto Vivam. È un progetto di divulgazione di quelli che erano i risultati ottenuti nella precedente ricerca, ed è un progetto che si fa in campo, perché il nostro prodotto non lo si fa in fabbrica e lo si spedisce imballato, o meglio ha un imballo particolare, però va visto in campo, cioè è un prodotto vivo, e sono stati selezionati due campi prova dove all'interno di questi ci sono la maggior parte delle varietà oggetto della ricerca precedente. Su queste piante sono state fatte le rilevazioni, e presto, penso che la prima giornata in campo sarà il 9 luglio con la conferenza stampa di presentazione finale del progetto, andremo a illustrare a chi vorrà essere presente quelli che sono i benefici delle piante prese nella loro singolarità e nella loro peculiarità. Benissimo, interessantissimo, anche perché sappiamo, l'abbiamo lanciato anche nei nostri comunicati, che ad esempio 12 aceri, questo è un risultato che viene fuori dalle vostre ricerche, permettono di assorbire le emissioni di CO2 di una macchina di media cilindrata che faccia 10.000 km in un anno. Io credo che riportare ai decisori politici, riportare alla cittadinanza questi dati sia fondamentale per riuscire a far capire quello che è l'effetto del verde, non solo bello ma anche utile. Da questo punto di vista coinvolgo Mario Faro, perché abbiamo sentito prima, Mario Faro è un'azienda di eccellenza che esporta un po' in tutto il mondo e come tale sta toccando con mano non soltanto quella che è la ricerca di Made in Italy da parte dei consumatori di verde di tutto il mondo, ma anche di quelle che sono le difficoltà per un'azienda a penetrare certi mercati. Abbiamo visto i dati delle esportazioni nei primi tre mesi del 2021 che ci dicono che c'è un più 33% di export di materiale vivaistico italiano nel mondo, però sappiamo, Mario, che ci sono tanti mercati che una volta, qualche anno fa, noi riuscivamo a servire, che oggi o ci sono chiusi o con cui abbiamo delle difficoltà. Allora, cosa serve alle imprese per riuscire a rimuovere queste barriere, alle volte tariffarie, alle volte fitosanitarie, che ci creano difficoltà e che non ci permettono di cogliere tutte le opportunità
in termini di esportazione, quindi di fatturato e di occupazione, come sentivamo prima, per le nostre imprese. Quale potrebbe essere la strada per riuscire a far sì che il Made in Italy riesca a raggiungere quei luoghi laddove c'è domanda di Made in Italy? Grazie Lorenzo. Io volevo fare una piccola premessa. Noi, ovviamente, l'obiettivo di tutti i florovivaisti è quello di produrre e vendere il proprio prodotto. Ovviamente tutti noi preferiremmo venderlo anche nel nostro territorio nazionale, per questo devo dire che è quello che ci auspichiamo tutti, che la domanda interna, la domanda italiana possa crescere, perché ovviamente esportare è chiaramente un privilegio, ma è anche comunque un impegno che sta diventando sempre più complicato. Quindi la prima cosa che auspichiamo noi è, credo che nei futuri anni si possa dare un incremento, grazie appunto a tutte anche le misure legate anche ai futuri investimenti derivanti al recovery plan, che i nostri prodotti possono rimanere sempre più in Italia. Questo non significa che aziende medio, grandi e piccole non devono guardare neanche all'export, anzi, credo che deve essere un mix congiunto tra appunto vendita nazionale e vendita fuori dall'Italia. L'Italia ha una grande opportunità da qui ai prossimi anni. Se la sappiamo cogliere come settore del florovivaismo, credo che possiamo essere vincenti. Prima di tutto è creare un sistema Italia, a mio avviso, per superare quelle che sono tutte le difficoltà legate all'export. Perché credo che come settore italiano non siamo secondi a nessuno da un punto di vista delle capacità, del know-how e delle competenze. Manca un po' forse quello che lo diciamo sempre, un po' il sistema, no? Il sistema Italia nazionale. Credo che l'Italia in Europa è l'unica nazione dove abbiamo grandi competenze e soprattutto abbiamo una varietà, un carrello, così possiamo dire, rimanendo anche in termini legati appunto alla distribuzione, un carrello di assortimenti che nessun altro paese può vantare. Può vantare. Io parlo ovviamente alla Sicilia, dove siamo fortemente specializzati nelle piante mediterranee, ma ovviamente salendo su per lo stivale abbiamo altre tipologie di prodotti per climi più freddi, più miti, e poi andando fino al nord Italia, appunto mi ha preceduto l'amico Paolo, e chiaramente tutto il settore pistoiese, abbiamo piante che vanno anche per il nord Italia. Questo credo che è l'unico paese in Europa che può vantare di questa diciamo diversità di produzione. Per questo, se riusciamo a fare sistema, riusciamo a diventare attrattivi, i grossi progetti all'export, le grosse commesse possono essere veramente tutte fornite dall'Italia, non da una singola azienda, ma dal sistema Italia. E questo credo che veramente è il primo punto che, a mio avviso, anche noi insieme alla Consulta e ovviamente agli organi competenti cercheremo di fare, portare il Made in Italy, il vivaismo e il Made in Italy compatto verso i mercati esteri affinché possa essere forte e chiaramente offrire, come quando si va in un grandissimo supermercato, trovare tutto da noi. Questo è uno dei primi punti che mi piaceva sottolineare, guardo sempre appunto il tempo per non dilungarmi. La seconda cosa è cercare, ovviamente, con le autorità competenti di trovare degli accordi, quindi parlo appunto del Ministero dell'Agricoltura, ma anche del Ministero degli Esteri, degli accordi affinché alcuni paesi che hanno chiuso le porte, non per ragioni veramente o veramente obiettive ai nostri prodotti, parlo della sponda nordafricana, dove oggi esportare è molto molto complicato, parlo anche di alcuni paesi appunto del Middle East, come il segretario generale prima affrontava, che comunque mettono dei paletti, mettono delle limitazioni legate a problemi fitosanitari che chi dopo di me magari affronterà ancora meglio, e ci danno appunto dei paletti. Questo è quello che si deve fare, cominciare a pensare come sistema, attivare dei collegamenti e della collaborazione con gli uffici competenti, con le ambasciate, con l'Istituto del Commercio Estero, quindi sollecitandoli a darci una mano affinché si possano fare degli accordi bilaterali, affinché magari anche il nostro, come so dire, la nostra certificazione, la certificazione fitosanitaria che danno i nostri uffici competenti, che credo che siano all'avanguardia e soprattutto rigidi nei controlli, possono dare una sicurezza a chi compra le piante fuori, soprattutto dalla comunità europea, a garantire, appunto, essere garanzia di qualità. Questo
Queste sono. È vero che c'è stato un incremento quest'anno del 33%, come dicevi tu, Lorenzo, ma questo non ci deve fare, come suol dire, far riposare appunto sugli allori. L'anno scorso è stato un anno tremendo, quest'anno c'è una ripresa dettata dal fatto che appunto c'è maggiore più attenzione, ma questa ripresa va governata appunto con queste relazioni. Insisterei anche sul discorso della ricerca che ci deve permettere di giorno in giorno ad avere delle soluzioni innovative anche per la salute delle nostre piante, per la sanità e per il rispetto alle nostre piante, perché le limitazioni sono tante, non si possono usare tanti prodotti ormai antiparassitari, sono sempre più strette le regole europee soprattutto e nello stesso tempo però il mercato esige delle piante di qualità. Ecco, anche la ricerca ci deve dare una mano affinché si possa produrre senza usare appunto questi prodotti fitosanitari, questi prodotti appunto chimici, ma nello stesso tempo ci deve dare l'alternativa a fare un prodotto di buona qualità. Questo è quello che come consulta sul quale lavoreremo nei prossimi anni, appunto senza pensare che il passato, il peggio sia passato, ma chiaramente per avere delle opportunità per tutto il settore affinché possa crescere e possa veramente diventare leader, un po' come è il percepito del settore olandese, leader a livello europeo, senza essere secondi a nessuno. Grazie Mario, grazie anche per il richiamo che hai fatto subito all'inizio della necessità comunque di presidiare il nostro mercato e incrementare i volumi per il mercato italiano. A questo proposito mi rivolgo a Nada Forbici che ha manifestato più di una volta una preoccupazione, nel senso che ieri abbiamo visto l'approvazione del PNRR e c'è la preoccupazione che il sistema vivaistico italiano abbia la capacità di riuscire a produrre le piante che serviranno nei prossimi anni. Da questo punto di vista, uno strumento potrebbero essere i contratti di coltivazione. Ma quali contratti di coltivazione? Come studiati e declinati in modo tale da poter mettere in garanzia sia il fatto che ci possono effettivamente essere queste piante, ma anche una garanzia per le imprese che dovranno fare degli investimenti e devono avere la certezza che questi investimenti vadano a buon fine, le piante vengano ritirate e che ci siano gli assortimenti, appunto, che vengono richiesti. Sì, grazie Lorenzo. Sì, effettivamente il problema maggiore sarà proprio quello della scarsità di piante. E perché? Perché arriviamo purtroppo da un periodo di grande sofferenza dove il mercato interno si è completamente bloccato e le aziende vivaistiche che avevano fatto investimenti nella produzione si sono trovati obbligati, diciamo così, ad eliminare quelle che erano le alberature pronte in vivaio, quindi buttando tutto il lavoro e l'investimento fatto. Quindi questo ha rallentato negli ultimi 7-8 anni quelle che sono state le nuove piantagioni dei nostri vivai, perché non dobbiamo dimenticarci che purtroppo, ahimè, le nostre pubbliche amministrazioni se lo dimenticano sempre che una pianta ha necessità di anni per essere prodotta. Non possiamo pensare di avere quella grande, diciamo così, risposta che dovremmo avere alla grande richiesta che sta avanzando anche appunto, come dicevi appunto bene Lorenzo, tu sul PNRR, perché non siamo pronti. Per produrre una pianta ci vogliono 3, 4, 5, 6, 7 anni. Quindi una pianta non la si produce in 3, 4, 5 mesi. I contratti di coltivazione stanno effettivamente alla base di questa preparazione da parte delle aziende. Perché? Perché l'ente pubblico stipula un contratto con l'azienda agricola, produttrice, con il vivaio che è in grado di produrre in base alle richieste. Ma questo deve essere fatto con anni in anticipo, perché appunto abbiamo detto che la produzione vivaistica necessita di questo tempo per la produzione. Fino ad oggi questo non si è fatto, deve essere assolutamente ripreso questo argomento perché anni che lo stiamo chiedendo. Lo abbiamo visto anche diciamo così, comparire all'interno di quello che è l'articolato del DDL 2009 sul florovivaismo, anche se a nostro parere deve essere un attimino rivisto come diciamo così dicitura, perché il contratto deve essere fatto direttamente con l'azienda agricola che produce.
Poi, se l'azienda agricola che produce non sarà in grado, perché non è diciamo, organizzata con la piantagione, con l'assistenza e la manutenzione, la cura per gli anni richiesti, potrà eventualmente subappaltare questa parte. Ma di fondo l'ente pubblico deve relazionarsi con l'azienda produttrice. Ecco, questo per noi è un caposaldo affinché il contratto di coltivazione effettivamente abbia un buon esito e sia in grado di dare una risposta soprattutto a quella che è diciamo, l'esigenza di piante, questa grande richiesta di piante. Eccoci. Benissimo, quindi riuscire a garantire non rimaneva acceso nei prossimi anni, ma da questo punto di vista c'è un altro aspetto che può mettere a rischio quello che è la nostra produzione. Mi rivolgo appunto a Fabrizio Tesi, da cui vorrei sentire alcune considerazioni su quelle che sono le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Abbiamo vissuto un'estate, una primavera dopo un inverno strano, una primavera con gelate, con grandinate che hanno colpito anche le aziende vivaistiche. Sappiamo che un'azienda che fa delle piante un qualcosa di bello ha assolutamente bisogno che queste piante non vengano deturpate nel loro aspetto né dalle gelate né dalle grandinate. Quelli che sono gli strumenti che oggi possono garantire le aziende vivaistiche rispetto appunto a queste calamità, ai cambiamenti climatici, intendo misure di difesa passiva e attiva con compagnie di assicurazione che molto spesso non assicurano più sul gelo, con situazioni particolari per quello che riguarda anche diciamo l'aggressività di insetti alieni. Ecco, come si pone una grande azienda vivaistica rispetto a queste tematiche? Perché se coi contratti di coltivazione possiamo cercare di avere un obiettivo per diciamo, destinare le nostre coltivazioni a una finalità programmata, questa programmazione alle volte può venire assolutamente ribaltata o comunque modificata da quelli che sono questi cambiamenti climatici. Sì, grazie Lorenzo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto tutte le persone ospiti a Roma e l'amico Faro collegato dalla Sicilia. Ringrazio in particolare Coldiretti per aver organizzato questo tavolo, ritengo fondamentale e interessante proprio anche per il momento ottimo che stiamo vivendo come florovivaismo, grazie anche alla ripresa sostenuta, come è stato già detto, da Coldiretti. Quello che mi chiedevi, Lorenzo, sono due problematiche fondamentali, sia quelle delle calamità naturali che dei problemi fitosanitari. Quello delle calamità naturali, che non sono più tanto, sono sempre più frequenti, purtroppo si deve far conto sui cambiamenti climatici che nel passato erano veramente rari, adesso ne capita comunque qualcosa tutti gli anni, se non è il gelo è la grandine, se non è la grandine è la grande siccità. Diventa un qualcosa, secondo il mio parere, fondamentale poter trovare uno strumento assicurativo che ci garantisca per situazioni estreme la sopravvivenza. È una mentalità un po' difficile da percepire nel nostro settore. Negli ultimi anni ho notizie che alcune aziende hanno iniziato a fare l'assicurazione. Esistono, perché già ci sono, prodotti interessanti che ci permettono di poter, tra virgolette, dormire sonni tranquilli. I sonni tranquilli, ripeto, si riferiscono di avere la mentalità di poter fare una comunque assicurazione che è cara, perché comunque ha dei costi da sostenere da parte delle aziende importanti, benché ci sia praticamente il 65% del contributo europeo, però diventa una necessità che va vista veramente fondamentale, perché avendo l'azienda
a cielo aperto, si rischia che in poche ore, in una nottata, come è successo anche lo scorso aprile, di poter perdere la nostra forza, il nostro stock, tutto quello che ci permette di poter andare avanti. È una polizza che anno per anno è stata sempre rivista, migliorata sotto vari aspetti. È una polizza cumulativa perché ti permette nel corso dell'anno che sei assicurato, che parte il 1° luglio e finisce il 30 di giugno, di cumulare i danni che hai avuto durante l'annata. Perciò, se ci sono stati piccoli danni per la siccità ad agosto, si accumula all'eccesso di acqua di novembre e alla gelata di gennaio e così via. E il 30 giugno le assicurazioni ti portano il resoconto di quello che hai avuto. Io ritengo che ci sia la necessità di poterla migliorare, di far sì che diventi sempre un costo meno importante per le aziende, perché comunque è un costo che non è da poco e da considerarlo, ma ripeto, va vista nella ottica di poter rimanere in piedi se ci sono veramente situazioni di calamità che ti metterebbero veramente in ginocchioni, come ci sono state nel passato. Altro problema, forse ancora più difficile, perché non ci sono situazioni ancora che ti possano garantire un'assicurazione, sono i problemi fitosanitari, molto più complicati perché difficili da gestire. Difficili da gestire per il fatto che le problematiche fitosanitarie sono tante e sconosciute. Arrivano da paesi sconosciuti, non sappiamo nemmeno di cosa e come poterli affrontare, perciò anche un'assicurazione, immaginate che con che difficoltà possa affrontare una situazione di questo genere. Ho notizia che anche in questo caso alcune compagnie hanno iniziato, sollecitate appunto anche dalle aziende, a trovare una soluzione che possa perlomeno mitigare quelle che sono le problematiche sulle problemi che conosciamo, che possiamo affrontare. È un problema sentitissimo, ripeto, per il fatto anche che tante di questi problemi non vengano dal nostro paese, ma vengano da importazioni che vengano fatte da paesi, in particolare extraeuropei. Effettivamente è importante il controllo delle merci che arrivano in Italia. È un problema anche poter arrivare a gestire questa situazione, perché poi quello che noi adottiamo nei confronti dei nostri clienti come ritorsione lo potrebbero affrontare nei nostri. E perciò, insomma, poi bisogna sempre fare il conto sul fatto che magari noi come Paese Italia, con la forza che abbiamo del nostro florovivaismo, esportiamo 10 e importiamo 1. Perciò bisogna valutare bene il fatto di quello sì che si importa, stare attenti, ma di non avere ritorsioni come ci sono state fatte in passato in altri paesi che hanno messo in difficoltà le aziende proprio per questo motivo, perché magari noi in Italia facevamo un controllo accurato, giusto, ripeto, perché altrimenti ci ritroviamo in situazioni poi che diventano ingestibili. A questo proposito, credo anche sulle problematiche fitosanitarie ci sia anche da rivedere quelle che sono anche il regolamento attuale, perché non è che si possa colpevolizzare un'azienda o addirittura un'area per una pianta che è capitata chissà perché, per come, ben vengano controlli anche molto accurati, però verifichiamo prima di mettere in ginocchioni aziende con centinaia di persone perché se è un focolaio, se è una pianta singola, e addirittura mettere poi in crisi un'intera area.
sono due problemi, Lorenzo, ti ringrazio di averli anche portati sul tavolo di oggi, molto importanti e molto sentiti, che è importante continuare a lavorarci sopra per trovare delle soluzioni anche migliori di quelle che ci sono attuali. Grazie Fabrizio, il tuo intervento apre comunque lo spazio a una serie di considerazioni che vorremmo appunto fare con un imprenditore come Vannino Vannucci. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi mesi quello che è il nuovo regolamento, l'applicazione del nuovo regolamento sulla salute delle piante. Sappiamo che l'Unione Europea ha innovato questa regolamentazione. Oggi ci stiamo confrontando con tutta una serie di meccanismi nuovi sul passaporto delle piante, sui patogeni da quarantena, prioritari, non prioritari, eccetera, eccetera. Stiamo vivendo una stagione un po' strana con la Brexit. Quindi con un paese che faceva parte fino a pochi mesi fa dell'Unione Europea, ma che oggi si è smarcato e che sta addirittura introducendo nuove regole fitosanitarie diverse magari da quelle che sono invece rispettate dagli altri 27 paesi. Ecco, in questo scenario, quali dovrebbero essere i rapporti fra le imprese e il servizio fitosanitario nazionale e i servizi fitosanitari regionali? Cioè, come possiamo fare in modo di ottimizzare questo rapporto per avere il massimo del risultato, sia da un punto di vista difensivo e quindi evitare di avere problemi di introduzione di nuovi patogeni, vediamo Popiglia o Xylella, quanto diventano delle clave nelle mani dei nostri competitor per bloccarci le esportazioni, ma dall'altra parte anche appunto evitare che ci vengano bloccati i nostri prodotti destinati all'estero. Grazie, buongiorno e grazie ancora per l'invito di stamattina da parte di Coldiretti, Presidente, Nada Formici, che saluto, e tutti i colleghi ovviamente. Questo è un tema importantissimo, come si sottolineava prima. Credo che dovrebbe esserci sempre un controllo e una collaborazione, soprattutto sempre più importante, fra il servizio fitosanitario e le aziende. Cosa che noi, per esempio, in Toscana viviamo abbastanza intensamente perché abbiamo un servizio fitosanitario molto efficiente che effettivamente avendo tante aziende, soprattutto nel territorio pistoiese, ha negli ultimi anni dato diciamo, esempio di grande diciamo, collaborazione con noi aziende. Noi, per esempio, per fare un esempio, a livello toscano abbiamo fatto un protocollo con la Regione Toscana e i vivaisti e il servizio fitosanitario proprio per una sorta di autocontrollo che abbiamo istituito proprio 4-5 anni fa. Con la quale riusciamo in collaborazione appunto con il servizio fitosanitario ad avere sotto controllo giornaliero tutte le nostre importazioni, tutte le piante che arrivano e che produciamo nelle nostre aziende. Questo ci ha portato, per esempio, un paio di anni fa a individuare purtroppo il famoso tarlo asiatico nella nostra zona che è stato in poche settimane, direi pochi mesi, debellato grazie proprio all'efficienza del servizio, ma anche e soprattutto alla collaborazione dei vivaisti e direi anche della popolazione, perché poi i nostri vivai poi sono all'interno anche nei nostri vivai vivono anche tante persone, ci sono tante abitazioni e siamo riusciti anche con la loro collaborazione a debellarlo. Questo è stato un segno importante, è stato un esempio da portare, credo, in Italia, proprio di efficienza. Noi, come si diceva prima, come ricordava anche Fabrizio Tesi, importando e comprando piante in diverse parti del mondo, rischiamo di importarci anche dei patogeni pericolosi. Quindi ben venga il controllo, ben venga quello che auspichiamo sempre, un coinvolgimento, credo che sia un po' alla fine il nocciolo del problema più importante del Ministero del Fitosanitario a livello nazionale,
che molto spesso non interviene in certe situazioni. Lei ricordava prima il problema Xylella che abbiamo soprattutto in Puglia, no? Abbiamo avuto un piccolo caso anche in Toscana, che anche lì è stato attualmente circoscritto, ma purtroppo pur essendo solo in Puglia noi ne subiamo tutti i giorni gli effetti. Cosa potremmo fare? Ce lo diciamo spesso anche con Nada, dobbiamo fare delle missioni, dobbiamo oggi magari un po' più complicato visto il momento, ma dobbiamo, come abbiamo fatto qualche anno fa in Turchia, siamo andati, abbiamo dimostrato insieme, ma non solo noi vivaisti, ma ci deve essere il Ministero, ci deve essere il capo del servizio fitosanitario che promuova e dimostri la bontà delle nostre pratiche. Ecco, questo credo che sia indispensabile. E uno dei problemi che abbiamo oggi è proprio questo, perché abbiamo dei paesi, dei mercati completamente fermi, completamente diciamo inaccessibili, proprio perché la Xylella, senza andare neanche troppo lontano, l'Inghilterra negli ultimi mesi, soprattutto dopo la Brexit, sta creandoci veramente tante difficoltà. Quindi io auspico questo, che ovviamente coinvolgimento CNR, delle università per la ricerca, questo noi vogliamo assolutamente essere controllati, però vogliamo anche che altrettanto le merci che ci arrivano, ma soprattutto si faccia conoscere la bontà delle nostre pratiche, perché io credo che l'efficienza dei nostri vivai, a partire da Pistoia, ma potrei dire Canneto, Sicilia, è veramente, credo, la più alta in quanto a professionalità e efficienza. Benissimo, grazie. Quindi una grande opportunità di collaborare con i nostri servizi fitosanitari per ottenere appunto quel risultato che tutti auspichiamo di produzioni sane e che non vengano bloccate nelle esportazioni. Torno ad Arienti per un secondo veloce giro, e ad Arienti, che dicevamo prima il presidente del distretto Planta Regina, chiedo, e credo che sia una curiosità di tanti vivaisti di piccole e medie dimensioni, ma questo distretto può effettivamente essere un'opportunità per aggregare la produzione? Sentivamo anche prima Mario Faro che parlava di sinergie per raggiungere certi obiettivi, il fatto di mettere insieme produzioni del nord, del centro, del sud. Nel vostro caso il distretto è un'arma vincente che ci può consentire appunto di raggiungere anche mercati lontani? È un'arma in più che potrebbe essere giocata nello scenario economico globalizzato? Allora, a Canneto abbiamo già avuto un'esperienza di questo tipo. Come diceva Lorenzo, appunto, il tessuto economico del nostro distretto è composto principalmente da aziende medio-piccole, quasi familiari, che non hanno singolarmente una struttura commerciale e anche di logistica a volte sufficiente ad affrontare certi tipi di mercati. C'è stato un momento nella storia del distretto, una storia recente ovviamente, però con già qualche esperienza sulle spalle, dove ci siamo resi conto che le aziende effettivamente stavano vivendo un periodo di forte crisi. Era quella crisi che menzionava prima Nada, appunto, dove gli investimenti fatti in precedenza non portavano uno sbocco sul mercato. È stato in quel momento che ci siamo guardati in faccia, abbiamo cercato di capire quali potessero essere delle contromisure. Nel 2014 abbiamo dato vita a una rete di vendita, ovvero abbiamo riunito chi su base volontaria volesse in qualche modo aderire a costruire un gruppo che andasse a vendere su certi mercati particolari. Ora, qual è il problema da vincere? Io penso ovunque, soprattutto in Italia, ma io vedo molto spesso anche nel nostro piccolo, il fatto un po' del guardare al personale tornaconto prima di tutto il resto. Quindi c'era chi aveva dei dubbi sul fatto di andare così in gruppo a vendere, perché si poteva andare a pestare i piedi sui mercati già acquisiti. Abbiamo fatto una scelta di costruire qualcosa in mercati dove noi non eravamo ancora presenti.
abbiamo scelto un mercato, l'abbiamo sviluppato, abbiamo chiesto un contributo iniziale alle aziende, ovviamente per poter sviluppare i primi contatti, e abbiamo ottenuto dei buoni risultati, degli ottimi risultati, tali che hanno permesso al distretto di rimanere economicamente stabile, perché ovviamente il distretto ci metteva la faccia fondamentalmente rispetto al mercato o al cliente finale. Diceva: siamo un gruppo serio con alle spalle una ricerca, perché anche questo ci chiedono alcuni mercati, una ricerca appunto, come dicevo prima, che certificasse la bontà dell'investimento sulle piante, e abbiamo dato l'opportunità a quelle aziende che altrimenti non avrebbero mai raggiunto certi tipi di risultati, certi tipi di mercati. Ora, io non sono convinto che il compito principale di un distretto sia questo, ma sicuramente il compito di un distretto come il nostro è fornire dei servizi alle aziende, fare promozione e quindi indirettamente favorire l'accesso ai mercati da parte anche delle aziende che altrimenti avrebbero difficoltà. È un esperimento che è durato fino alla fine di quest'anno, poi il mercato di riferimento si è un po' esaurito, per cui adesso stiamo cercando di capire se c'è un interesse da parte delle aziende a costruire qualcosa di nuovo, però sicuramente abbiamo dato una forte spinta perché abbiamo messo insieme tante aziende alle quali abbiamo dato un servizio commerciale, abbiamo dato anche un servizio anche fitosanitario. Prima Vanino faceva appunto riferimento a qual è l'importanza di avere rapporti con il sistema fitosanitario. Abbiamo aperto un dialogo e in questo modo abbiamo potuto dare delle risposte anche a chi avrebbe fatto fatica a avere un'interlocuzione con certi sistemi. Quindi un esperimento dal punto di vista della facilitazione dell'accesso al mercato, il distretto ce l'ha già alle spalle. Siamo pronti a rimettere in gioco i nostri servizi, dovesse mai capitare ancora l'occasione di avere questo tipo di richieste e di necessità. So che con il prossimo PNRR avremo sicuramente dei fondi dedicati anche ai distretti, per cui probabilmente dovremo mettere in campo nuove competenze e nuove professionalità da mettere a servizio poi di quelli che sono i nostri associati. Io penso che il distretto in questo caso sia un'opportunità non soltanto di promozione, ma sia anche un'opportunità di fornire un servizio effettivamente commerciale valido per le aziende che altrimenti avrebbero dei problemi, perché le nostre aziende fondamentalmente sono aziende piccole e non sempre strutturate. Da questo punto di vista sicuramente io penso abbiamo dato una buona mano nel passato e siamo pronti a ridarla. Perfetto, grazie. Credo che sia un esempio interessante che ci si può aggregare anche nel settore florovivaistico senza perdere l'identità delle proprie aziende, conseguendo appunto dei risultati economici interessanti. Ma però il mercato, il confronto col mercato, mi rivolgo a Mario Faro, è un percorso difficile con tanti ostacoli. Sappiamo che ci sono appunto dei rischi che vengono affrontati dalle imprese con l'accesso all'estero, abbiamo anche dei rischi sul mercato nazionale, c'è una normativa che si sta sviluppando su quelle che sono le pratiche sleali. Ecco, secondo Mario Faro, quali sono gli strumenti che servirebbero per cercare di aiutare le imprese di fronte ai rischi del mercato, che possono essere inesigibilità di alcuni crediti, possono essere difficoltà nel riuscire ad avere i tempi di pagamento rispettati, problematiche appunto connesse con quella che è la criticità di mercati sia nazionali che esteri? Sì, insomma, è un tema abbastanza importante, sempre di grande attualità, soprattutto in Italia, che va analizzato a diversi livelli. Intanto quello delle pratiche sleali, ovviamente si è parlato tanto di problematiche fitosanitarie, e sappiamo bene che queste problematiche fitosanitarie arrivano da paesi dove non ci sono i nostri controlli, la stessa attenzione
alle procedure di produzione, ai metodi di produzione. Di conseguenza, spesso e volentieri, ripeto, noi ci complichiamo la vita in Europa per esportare, quindi perché giustamente dobbiamo sottostare determinati controlli e procedure, ma nello stesso tempo abbiamo una discreta anche facilità all'importo da paesi dove praticamente non hanno nessun controllo o comunque pochi controlli. E ahimè devo dire che spesso e volentieri i controlli all'ingresso fitosanitari non sono così all'altezza, e quindi questo potrebbe essere una pratica sleale. Il protocollo di cui parlava prima Vannino Vannucci è una cosa che deve essere fatta per l'export, ma io suggerisco anche deve essere fatta molta per l'import, perché ripeto, spesso e volentieri a noi aziende controllano tutto, ma quando si importa in maniera soprattutto da paesi non adeguatamente sviluppati, ovviamente, che non hanno le nostre stesse pratiche, ovviamente quello è il rischio di importazione non solo a basso prezzo, dove non si rispettano neanche le regole del mondo del lavoro e quindi della sicurezza sul lavoro, neanche lo stipendio, ma soprattutto anche da un punto di vista fitosanitario. Quindi io auspico un protocollo non solamente regione per regione, come giustamente in maniera efficace ha fatto la Toscana, ma che addirittura possa essere tradotto in un protocollo nazionale. Quindi come consulta ci battiamo su questo, perché ovviamente poi non ci devono essere regioni praticamente che sono più virtuose, ma secondo me da questo punto di vista è necessario un protocollo nazionale che venga rispettato e che si guardi al vivaismo italiano appunto per trovare una soluzione, non per chiudere i vivai, chiudere le nostre produzioni, come ahimè a volte sta succedendo con la xylella, dove obiettivamente lì è chiaro che c'è stata una problematica legata anche alla cattiva gestione della crisi, perché se ci fosse stato un protocollo che diceva in maniera chiara e decisa come si doveva intervenire sui primi avvistamenti, appunto ritrovamenti di xylella, secondo me oggi molti degli uliveti pugliesi sarebbero ancora in vita e soprattutto le aziende vivaistiche anche di quelle regioni non avrebbero questi problemi. Questa è una cosa che mi piace sottolineare. Poi chiaramente, dato che all'interno della consulta e di Coldiretti abbiamo anche molte rappresentanza di garden center, non solamente di attività produttive, quello che soprattutto a sud succede, non ho una chiara idea del nord, ma credo che ci possano essere anche dei casi, è quello del sommerso. Chi vende in maniera abusiva ovviamente non fa altro che ledere quelle che sono invece le prerogative di un garden center moderno che rispetta le regole. Anche questo un po' sommerso deve essere una lotta. Io parlo soprattutto nella mia regione dove c'è tante di queste pratiche, dove c'è occupazione solo pubblico, in posti magari centrali dove si vendono tante piante e fiori, e chiaramente poi magari costringono alla chiusura chi invece di buona lena si alza la mattina, paga l'affitto della sua bottega e paga ovviamente i dipendenti e fattura tutto, e questa è un'altra problematica. Per quanto riguarda quelle pagamenti, Lorenzo, l'articolo 62 se n'è tanto parlato. Ora ammettiamo il fatto che non c'è stato un seguito tecnico su questo. Noi stiamo cercando come azienda di stringere sui fornitori affinché ci diano appunto la possibilità e l'ossigeno per poter programmare bene i nostri investimenti. Questo è un argomento che era molto legato alla grande distribuzione organizzata, che devo dire quella estera rispetta regolarmente quelli che possono essere i pagamenti, un po' meno alcune realtà italiane sulle quali bisogna chiaramente fare un po' più di pressione. Ecco, questi erano i temi che mi piaceva approfondire come pratiche sleali. Permettetemi, prima di lasciare ovviamente la parola agli altri, di ringraziare veramente tutti i componenti della consulta. Nello specifico mi piacerebbe sottolineare il grande impegno e l'aiuto che mi dà Menada Forbici, che è lì presente a Roma, quindi lo volevo veramente sottolineare, è un grande aiuto che il presidente Prandini dà al nostro settore. Grazie, passo la parola. Nada, Mario ha parlato appunto di pratiche sleali. Uno dei temi che ha sempre preoccupato le aziende è la concorrenza con i vivai forestali. Sappiamo che questi boschi urbani sono una grande opportunità, però c'è un po' di preoccupazione rispetto a quello che potrà essere il coordinamento fra le imprese vivaistiche forestali private e quelli che possono essere i vivai forestali. Qual è la tua opinione da questo punto di vista? Sì, effettivamente questo è un problema, soprattutto se oggi si vede quello che è
ciò che diciamo così sarà il prossimo investimento all'interno del PNRR su proprio la piantagione di piante forestali, 330 milioni di euro per la piantagione di 6 milioni di piante. 6 milioni di piante che diciamo così forestali con provenienza certificata sappiamo bene, ma lo stesso rapporto, il RAF, lo stesso rapporto delle foreste del MIPAF, redatto dal MIPAF, ce lo dice, non ci sono, non sono disponibili in quelli che sono i vivai regionali. E quello che stiamo chiedendo negli ultimi sei mesi, stiamo lavorando come consulta in maniera piuttosto intensa con il Dipartimento delle Foreste del MIPAF, proprio in questo senso, date la possibilità ai vivai privati di produrre piante forestali certificate. Perché qui è il problema, e stiamo lavorando anche sulla 386, proprio perché deve essere assolutamente data la possibilità a tutto il comparto produttivo di poter mettere mano a questo ambito, altrimenti non si capisce come effettivamente si riuscirà a rispondere a quelle che saranno tutte le progettualità nuove che nasceranno, in particolar modo verso quelle città metropolitane che sono soggette ad infrazione per quanto riguarda la qualità dell'aria, dell'inquinamento, dove appunto è richiesta questa piantagione. Quindi come sopperire, giustamente Lorenzo, i vivai sono pronti a produrre, abbiamo la necessità di avere terreni e qui mi rivolgerei anche al Presidente Prandini, abbiamo, mi permetto di dire, la necessità che anche all'interno della prossima PAC e poi di conseguenza dei vari PSR che effettivamente ci fosse la possibilità per le aziende florovivaistiche, nella fattispecie stiamo parlando di vivaismo ma anche in senso un po' più ampio florovivaismo, dei punteggi premianti per quello che è un settore che fino ad oggi ha fatto veramente fatica a rientrare in quelli che sono degli investimenti strutturali necessari per le aziende all'interno dei PSR. Purtroppo altri diciamo settori agricoli hanno avuto sempre la dominanza in termini appunto di premialità. Oggi credo che il florovivaismo, ma proprio anche grazie a questa grande sensibilità che Coldiretti sta mostrando e ci ha permesso, aprendo questa consulta, quindi dando voce al sistema imprenditoriale, ecco, che effettivamente si possa dare anche questo slancio all'interno di questo mondo che, diciamo così, di incentivi, di contributi per il nostro settore. Ecco, volevo brevemente soffermarmi, ringraziando Mario, diciamo così, per il ringraziamento fatto a me, ma io devo ringraziare il Presidente Prandini, il Segretario Generale Gesmundo, perché ci è stata veramente data questa grande opportunità come sistema imprenditoriale. Oggi il sistema imprenditoriale ha la possibilità di essere ascoltato, di mettere sul tavolo quali sono le criticità, le problematiche che viviamo tutti i giorni, ma soprattutto, signori, abbiamo un elemento nuovo, che è quello di dire come dovrebbero essere risolte. Poi, la macchina, tutta la struttura di Coldiretti tradurrà per iscritto come fare e quindi con tutti gli enti, le istituzioni di competenza. Però abbiamo la necessità anche di rendere in pratica, in concreto, quello che sono le norme, le leggi, perché ahimè spesso e volentieri noi imprenditori abbiamo un grosso problema, che è quello che ci troviamo tra capo e collo delle norme che non sappiamo neanche come fare ad applicarle, quindi c'è la grande volontà del sistema imprenditoriale di rispondere al sistema normativo, ma tante volte, come lo abbiamo visto anche sulla 2031-2016, quello che richiamava poc'anzi appunto Lorenzo in merito al regolamento fitosanitario, all'inizio veramente non sapevamo neanche come fare ad applicarlo, abbiamo fatto tanti incontri anche tra noi imprenditori, perché la necessità è proprio quella di calare nelle nostre aziende, come dico io spesso e volentieri, abbiamo, noi imprenditori abbiamo i piedi nella terra tutti i giorni, di conseguenza sappiamo come gestire le nostre aziende, ma ahimè tante volte sono veramente diciamo così, è impossibile rendere diciamo così operative le norme. Attraverso la consulta devo dire che un pezzo alla volta, piano piano, perché diciamo così le cose da affrontare sono veramente tante, stiamo cercando di affrontare questi argomenti.
Chiudo dicendo, riprendendo appunto la domanda sul discorso della necessità delle piante forestali, che abbiamo anche un'altra necessità, che è quella di andare a modificare quelli che sono i listini prezzi regionali, perché oggi sono veramente da fame. E quindi, siccome vogliamo che l'imprenditore, l'azienda agricola, il produttore abbia il giusto reddito, gli venga riconosciuto il giusto guadagno, abbiamo la necessità che ci sia, diciamo così, venga un impegno anche da parte delle pubbliche amministrazioni di rivedere quelli che sono i listini regionali su cui poi vengono scritti i bandi pubblici, perché oggi è un grossissimo problema anche questo, oltre a quello che poi abbiamo sempre e da tanto tempo e da tanti anni lo stiamo dicendo, quello del regime del massimo ribasso sugli appalti pubblici, che non può altro che dare poi un prodotto di qualità scarso per quanto riguarda le piante, una malgestione per quanto riguarda la cura, e di conseguenza andiamo su quello che è l'argomento principe oggi di fondo, che è quello che se una pianta è di scarsa qualità, non viene curata bene, di conseguenza non riesce neanche a svolgere quello che è il suo valore ambientale, e quindi qui andiamo negativizzare, quindi togliere quello che è il grande potere del verde delle piante, il valore ecosistemico, che oggi si sta finalmente rivalutando, e quindi basta dire che il nostro verde è un verde solo di bellezza, ma oggi si deve dire che è un verde di necessità. Per essere di necessità deve essere gestito e curato bene, e per fare questo ovvio non si può sempre giocare sul massimo ribasso, perché le aziende vivono del giusto guadagno, altrimenti poi si entra in tutti quei discorsi dove si entra in competizione con una concorrenza sleale, proprio per il fatto che non si pagano i contributi ai dipendenti, non si pagano le tasse, non si paga l'IVA, perché per forza, signori, cioè questo è un grido che si fa d'allarme alle pubbliche amministrazioni, signori, non si può pretendere di chiedere gare bandi dove si pone la manodopera a 12, 13, 14 euro l'ora, perché vuol dire che a quel punto chi risponde ad una gara d'appalto con queste cifre è evidente che qualcosa non torna all'interno della propria azienda, per forza non può adempiere a tutto quello che oggi le aziende sono costrette. Grazie. Grazie Nada. Accelero i lavori con due domande secche a Tesi e a Vannucci. Sono due temi che il Presidente ha affrontato frequentemente anche ieri. Uno per poter poi appunto avere le conclusioni del Presidente. A Tesi vorrei chiedere se adesso che ripartiranno anche gli eventi fieristici, ripartiranno appunto eventi di promozione, se le nostre aziende si sentono sufficientemente supportate da questo punto di vista dalle iniziative dello Stato italiano, ovvero sia riusciamo a rappresentare efficacemente le nostre caratteristiche, le caratteristiche del nostro sistema vivaistico, e anche la promozione è sufficiente o si può fare di più? Ma c'è una situazione da prendere in assoluta considerazione sul fatto che l'ultimo periodo di favorevole che abbiamo avuto non deve essere preso come qualcosa di concreto e stabile per sempre. Sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono, che dovremmo affrontare in futuro, i cambiamenti del mercato, pratiche sleali, tutte cose che abbiamo parlato questa mattina, calamità naturali, problemi fitosanitari, che potrebbero far cambiare repentinamente questo trend che abbiamo avuto favorevole. Il florovivaismo italiano ha sicuramente una leadership mondiale, ma non ci deve far dormire sugli allori, perché le cose potrebbero cambiare e anche repentinamente, come ci ha insegnato il passato. Perciò ben vengano tutte quelle che sono le opportunità che possono essere messe in campo, dalle fiere, dagli strumenti che ci sono, dall'ICE, dalle camere di commercio, tutto quello che si può fare per sostenere le aziende. Se non le aziende più grandi, che sono già strumentalizzate, hanno già strumenti per affrontare
tanti tipi di mercato con l'esperienza fatta negli anni, noi ci dobbiamo anche, come Coldiretti, quello che fa da sempre, cercare di dare le opportunità alle aziende più piccole. Queste, le fiere, tutti quelli che sono gli strumenti che possiamo mettere in campo, sono secondo me fondamentali per dare la stessa opportunità a tutti di poter crescere e poter far sì che le loro aziende possano diventare e aiutare il florovivaismo a continuare a essere, avere la leadership che attualmente ha. Ricordiamoci che nessuno nasce grande e che prima siamo piccoli, poi con tanti sacrifici, con l'aiuto delle istituzioni, con l'aiuto di Coldiretti, e mi rivedo molto in questa cosa che sto dicendo, perché probabilmente senza l'aiuto di un'associazione di queste caratteristiche sarebbe stato veramente molto più difficile poter arrivare anche a livelli attuali. Perciò ben vengano tutte quelle che sono gli strumenti da mettere in campo per far sì che possiamo continuare in questo trend positivo dell'ultimo anno, per poter far sì che possiamo continuare ad avere una leadership riconosciuta per le nostre piante, per la nostra qualità, per il nostro servizio, per la nostra organizzazione. Non è assolutamente scontato. Questa mattina sono state affrontate tante problematiche che potrebbero mettere in discussione questo trend che, grazie a Dio, positivo, che ci ha visto veramente protagonisti di questa importante ripresa. Grazie Fabrizio. Ultima provocazione a Vannino Vannucci, che è poi un assist anche per il Presidente. Il Presidente Prandini molto spesso in questi ultimi tempi ha richiamato il problema della logistica, che è anche uno dei temi del PNR. E la logistica è stato uno degli elementi fondamentali nel momento della pandemia, quando hanno iniziato a bloccare gli autotrasportatori al Brennero per fargli il test per il Covid. Vannucci, come vede il tema della logistica? È un tema che può effettivamente frenare le nostre imprese? Come possiamo intervenire sulla logistica? Una risposta secca, così poi il Presidente ci chiude un po' il tema della mattinata. Eccoci, sarò velocissimo. Sì, ovviamente la logistica è fondamentale e cruciale per la distribuzione dei nostri prodotti, quindi è un tema centrale. Sono contento che ci sia questo tema al centro del PNRR. È chiaro che la logistica, per quanto riguarda, io parlo ovviamente del mio settore, è veramente complicata, è anche molto, molto specialistica, quindi dobbiamo aver sviluppato all'interno delle nostre aziende veramente del personale e anche dei centri di logistici molto, molto importanti. È chiaro che ogni azienda, ecco, il centro logistico, i centri logistici la vedo un po' complicata per quanto riguarda le piante ornamentali vive. Perché? Perché le nostre piante sono grandi, sono pesanti, sono ingombranti, molto difficili da muovere, si rovinano ogni volta che le tocchi, e rischi di fare un danno alla pianta stessa. Quindi di conseguenza le aziende si sono organizzate negli anni. Io parlo di Pistoia, ma posso parlare di Canneto, posso parlare di qualsiasi altra zona avvocata a questo settore, e in ogni zona ci sono delle aziende che hanno sviluppato all'interno proprio la logistica, che sta diventando, ripeto, centrale e importante. È chiaro, nel periodo del lockdown abbiamo avuto grossi problemi, soprattutto di reperimento di camion che non volevano muoversi, non volevano venire da noi, ma non dipendeva dal problema logistico. L'unica cosa che direi è che si potrebbe, secondo il mio modesto avviso, intervenire è sulle infrastrutture interne all'interno dei nostri paesi, delle nostre città, perché noi viviamo in zone dove ci sono delle strade ancora del dopoguerra,
per arrivare alle nostre aziende diventa veramente una maratona impressionante. Quindi se ci sono degli investimenti, chiederei alle amministrazioni locali di infrastrutturarsi in quel senso lì. Noi per esempio a Pistoia abbiamo un progetto da 30 anni per cui, che si chiama Strade dei Vivai, che non è mai stato fatto. Quindi lavoriamo anche su quello. Benissimo, parola allora al Presidente per le conclusioni. Grazie Lorenzo per l'ottima tua moderazione, grazie a Rienti Paolo, a Vannino Vannucci, a Fabrizio Tesi, e permettetemi un ringraziamento particolare a Nada Forbici e a Mario Faro per il grande lavoro che la Consulta sta facendo da più di un anno a questa parte, nel cercare di individuare tutti quelli che sono gli aspetti strategici necessari al comparto florovivaistico. E è stata talmente importante la Consulta che è stato l'elemento per il quale noi siamo riusciti a intervenire puntualmente proprio nel momento di maggior criticità. Tante volte nel nostro paese troppo velocemente ci dimentichiamo delle questioni e di come sono andate le cose. Non mi interessa ripercorrere questioni più di carattere sindacale o diciamo così di elementi fine a se stessi. Mi interessa però focalizzare l'importanza che la Consulta ha avuto nel mettere immediatamente in evidenza ciò che necessitava le imprese. E questo è stato l'elemento per il quale, lavorando con le nostre istituzioni, siamo riusciti a dare e concretizzare poi degli aspetti che fossero di immediato respiro rispetto a una problematica che le aziende stesse stavano attraversando. Dal tema della decontribuzione, ma io ritengo altrettanto importante il lavoro che si è fatto per far sì che tutto ciò che era legato al comparto florovivaistico non venisse chiuso, sia per quanto riguarda le attività produttive, sia per quanto riguardava il punto vendita, che fosse all'interno della grande distribuzione o tramite i garden, con una serie di difficoltà che purtroppo il nostro paese fotografa più di altri rispetto a quelle che sono poi le competenze di carattere regionale e che in tanti casi ci hanno portato a dover fare anche delle azioni in termini di confronto con le istituzioni stesse per evitare che ci fossero delle difformità da una regione all'altra. Io penso che, passato il momento di criticità, sia doveroso da parte nostra oggi guardare al futuro, immaginarci un percorso che non sia nel breve, ma nel medio-lungo periodo, bancando quello che può essere anche, passatemi, una parte di rimbalzo rispetto a un mercato che avevamo perso, che fortunatamente segna dei trend positivi. Ma questi trend positivi noi dobbiamo far sì che diventino strutturali, che diventino continuativi, che non siano proprio figli di quel rimbalzo di carattere economico che comunque un po' ci aspettavamo, stante proprio la situazione di criticità che il comparto ha dovuto attraversare. E per guardare al futuro noi dobbiamo recuperare ciò che non abbiamo fatto negli anni passati. Il tema della ricerca nel nostro paese. Spesso e volentieri non lo sottolineiamo, ma la ricerca è fondamentale. Se noi vogliamo dare una risposta concreta anche ai patogeni, anche a quelli che possono essere degli attacchi che possono provenire da insetti o situazioni diverse, e legato anche al tema dei cambiamenti climatici, la ricerca è lo strumento che più di altri ci può aiutare proprio a immaginarci cosa ci serve e a investire anche in termini di sviluppo rispetto a quelle che sono le piante per come le abbiamo conosciute. E ancora, per quanto riguarda tutto ciò che ci riguarderà in termini di cambiamenti climatici, lo dicevamo prima, il cambiamento climatico è giusto dare una risposta rispetto al diminuire il tema delle emissioni provenienti da altri settori, ma nello stesso tempo gli strumenti possono vedere nel comparto florovivaistico un settore straordinario, proprio per avere quelle risposte. Per quanto riguarda un'attenzione rispetto alle temperature, lo vediamo anche in questi giorni con degli sbalzi enormi all'interno soprattutto delle grandi città, e dove il verde può fare la differenza, senza avere un consumo energetico, ma utilizzando il sistema più antico, quello naturale. Avere delle barriere di verde ci mette nella condizione di poter diminuire
quelle che sono le temperature percepite dai cittadini, avere un aspetto di carattere positivo all'interno delle nostre abitazioni e contestualmente nel periodo invernale, sempre in modo naturale, avere una sensazione che le temperature siano più alte, avere una qualità dell'aria migliore. E allora di fronte a tutto questo ci fa capire quanto lavoro ancora noi dobbiamo fare, perché una cosa ci insegna il Covid, che come abbiamo comunicato, l'importanza del comparto florovivaistico è stata la condizione per la quale siamo anche riusciti a ottenere quelle risposte che necessitavano le nostre imprese. Contestualmente oggi dobbiamo continuare con la forma di comunicazione perché i cittadini continuino a percepire nel comparto florovivaistico un settore straordinario, sia per la bellezza, ma come diceva Nada Forbici, per quello che ci può offrire in termini di sostenibilità e anche di risposta nei confronti delle future generazioni. Il recovery sarà una grande opportunità. Coldiretti è da mesi che sta lavorando su quelle che sono le misure. Però stiamo attenti a non immaginarci che solo con le risorse di carattere economico noi risolveremo tutti i problemi. Se noi non saremo in grado di accompagnare alle risorse economiche quelle che sono le riforme di carattere istituzionale che necessitano il nostro Paese, in termini di semplificazione per quanto riguarda le norme burocratiche, in termini di riforma della giustizia, non è accettabile che un processo di carattere civile e un'impresa che opera nel nostro Paese non abbia mai la certezza di sapere se ha ragione o ha torto e rimane ingessata e bloccata rispetto a quelli che sono anche dei meccanismi di crescita e di sviluppo dell'impresa stessa. Noi avremo sicuramente sfide importanti che legate sempre al recovery riguarderanno il tema delle energie rinnovabili. Noi riteniamo che l'utilizzo da un lato di tutto ciò che può sviluppare impianti di biogas e biometano sarà centrale anche in termini di nuove risorse economiche per le nostre imprese. Nello stesso modo ci siamo impegnati e abbiamo ottenuto, grazie al lavoro fatto col ministro Cingolani, che le risorse inizialmente stanziate per quanto riguardava l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici, circa 600 milioni nella prima stesura, a più di 1,5 miliardi oggi, siano uno di quegli elementi che ci possa portare ad abbattere anche quelli che sono i costi legati all'utilizzo delle fonti energetiche all'interno delle imprese. Perché è importante guardare ciò che ci può portare a una maggiore efficienza, non dobbiamo mai perdere di vista quelle che sono anche le misure a sostegno delle stesse filiere che avvengono negli altri paesi. Io non mi scordo mai e non voglio mai dimenticarmi di sottolineare quante siano le differenze che oggi abbiamo rispetto ai Paesi Bassi e rispetto anche a paesi a noi confinanti come può essere la Francia, dove ad esempio il costo energetico per quanto riguarda le imprese agricole è mediamente il 50% più basso rispetto al costo che pagano le nostre imprese. L'utilizzo delle forme di energia rinnovabile ci può aiutare a, diciamo così, contenere questo ulteriore gap. C'è tutto il tema legato alle assicurazioni. Lo toccava in modo puntuale Fabrizio Tesi. E io ritengo che sotto questo punto di vista sia arrivata la stagione per la quale il sistema assicurativo venga introdotto in modo, passatemi il termine, quasi obbligatorio all'interno della politica agricola comune. Noi non possiamo avere dei territori che assicurano le proprie aziende e il 70% delle restanti regioni e dei restanti territori che invece non crea e non capisce che l'assicurazione è l'unica forma di tutela che noi potremo avere anche rispetto a quelli che sono fenomeni di carattere atmosferico che spesso e volentieri vanno a compromettere il risultato imprenditoriale e i mesi di lavoro che i nostri imprenditori sostengono. Ritengo in altro modo, veniva preso e ripreso anche questo tema da Vanino Vannucci, che il comparto florovivaistico in una dimensione di carattere logistico deve vedere coinvolti tutti i soggetti della filiera. Noi purtroppo nel nostro paese, anche per un aspetto di carattere culturale, non abbiamo mai fatto crescere punti vendita particolarmente rilevanti
che potrebbero essere tranquillamente i nostri garden in termini di possibilità di crescita, di sviluppo e di ramificazione rispetto a quella che è la vendita che può essere fatta proprio dal lavoro all'interno delle aziende florovivaistiche. Creare un connubio di sinergia fra florovivaismo e garden diventerà sempre più indispensabile per saper cogliere quelle sfide che ci porteranno in modo puntuale, e qua mi ricollego a quello che diceva Mario Faro, sì guardare all'internazionalizzazione, che resta sicuramente centrale in termini di prospettiva, di crescita e di sviluppo, ma nel comparto florovivaistico è doveroso da parte nostra far crescere anche il mercato interno, dove purtroppo siamo ancora troppo deboli. C'è un aspetto di carattere culturale che è stato totalmente trascurato. Il progetto che Coldiretti sta mettendo in campo all'interno di educazione alimentare, all'interno delle scuole primarie, vede il comparto florovivaistico come uno dei comparti che deve essere portato, ad esempio, ai bambini di oggi, ma ai cittadini e consumatori di domani, come elemento legato alla qualità della loro vita e creando quelle condizioni per le quali si possa far crescere in modo sensibile quello che può essere uno sviluppo ulteriore legato alla possibilità di commercializzare e vendere le piante all'interno del nostro paese. C'è un ulteriore aspetto che ritengo sia altrettanto strategico: dialogare con le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle di carattere locale. Parlo dei comuni. È inaccettabile che ancora oggi venga utilizzata della manodopera non specializzata per quanto riguarda la gestione del verde pubblico. Non è un risparmio economico utilizzare delle associazioni di volontariato, è un danno di carattere economico che si fa alla collettività. Perché poi quando la manutenzione è sbagliata, quando una potatura è sbagliata, noi andiamo a perdere quella pianta o quei fiori o quei cespugli che abbiamo all'interno dei nostri parchi, e quindi con un danno che viene causato proprio ai cittadini di quelle stesse località, di quelle stesse amministrazioni comunali. Di fronte a tutto questo noi dovremo lavorare ulteriormente. Parlavamo di internazionalizzazione sul settore e sulla logistica, su due aspetti. Il primo, creare le condizioni perché il nostro paese possa recuperare in termini di strutture che facciano crescere quella che è una situazione di maggior competitività legata all'esportazione dei prodotti agroalimentari e florovivaistici. Il sistema portuale va totalmente ripensato, il sistema del retroporto va totalmente ripensato in termini di efficienza e di competitività, ma soprattutto guardando a quello che prima veniva sottolineato in termini di conoscenza rispetto ai bisogni delle imprese, ognuna nel proprio comparto. Anche sotto questo punto di vista, come organizzazione stiamo lavorando col sistema portuale italiano, con il ministro dei trasporti Giovannini, e continueremo a farlo in modo più alto anche con la presidenza del Consiglio. È altrettanto fondamentale, e l'ho lasciato volutamente per ultimo come argomentazione, il tema del settore fitosanitario. Noi abbiamo delle eccellenze uniche in alcune regioni. Noi non ci possiamo permettere che queste eccellenze restino solo in alcune regioni. Dobbiamo creare un meccanismo perché chi più di altri ha saputo investire e mutuare quelli che erano i bisogni delle imprese in termini di collaborazione diventi un esempio replicabile nelle restanti regioni, creando le condizioni stesse perché il comparto florovivaistico possa crescere e contestualmente puntare su un efficientamento rispetto al sistema legato proprio a tutto ciò che può riguardare il sistema stesso a livello nazionale in termini di risposte concrete rispetto a un sistema fitosanitario che spesso e volentieri è inadeguato rispetto a quelli che sono i bisogni che le stesse imprese hanno. Di fronte a tutte queste situazioni, noi abbiamo un ulteriore elemento sul quale noi ci dovremo concentrare, e guardo Nada e mi rivolgo anche a Mario, che è il tema della formazione. Noi sempre di più abbiamo bisogno di formazione specializzata, abbiamo bisogno di recuperare un rapporto anche con gli istituti tecnici per far capire in modo puntuale quelle che sono le figure di carattere tecnico che necessitano le nostre imprese.
Noi parliamo di digitalizzazione, noi parliamo di robotica, noi parliamo di agricoltura 4.0, noi abbiamo creato le condizioni perché l'agricoltura 4.0 ci sarà anche nei prossimi anni, ma se non avremo poi delle figure che operano all'interno delle nostre imprese, che siano in grado di utilizzare gli strumenti che potremo avere a disposizione, beh, vuol dire che abbiamo perso buona parte di quelle che sono state le opportunità che abbiamo cercato di creare nei confronti delle imprese stesse. Abbiamo chiuso, ci auguriamo definitivamente, un anno particolarmente drammatico per le attività economiche, ritengo in modo più ampio per la cittadinanza e la collettività italiana. Ci auguriamo che la ripresa e il tema delle vaccinazioni ci portano nuovamente ad immaginarci un futuro particolarmente roseo e particolarmente proficuo in termini di interesse per le nostre imprese. La cosa che voglio sottolineare è che Coldiretti, in tutti i suoi livelli, in tutti i suoi settori, in tutta la sua rappresentanza, puntando in modo significativo sulla consulta florovivaistica, cercherà di dialogare con tutti i territori a livello nazionale per tradurre quelle che oggi sono delle criticità in possibili opportunità nel prossimo futuro. Grazie a tutti voi che ci avete voluto seguire, che ci avete voluto ascoltare, e ringrazio nuovamente le persone che hanno contribuito in termini di spunti a un ragionamento ampio voluto fare su tutto il territorio nazionale, proprio per porre al centro, per quanto riguarda Coldiretti, la strategicità che il comparto florovivaistico ha oggi e avrà nel prossimo futuro per quanto riguarda l'agricoltura italiana.